Il territorio di Camporosso fu sicuramente abitato durante i secoli del dominio romano, come testimonia un cippo funerario murato nella chiesa di Sant'Andrea. Le fertili terre rosse della pianura alluvionale del torrente Nervia si spopolarono solo tra il VII e il X secolo, per poi riorganizzarsi all'inizio del secondo millennio. Punti di incontro della comunità religiosa furono nei secoli le chiese di Sant'Andrea e di San Pietro. Nel XVI secolo la parrocchiale romanica di San Pietro venne sostituita con una nuova dedicata a San Marco. Nel secolo scorso visse a Camporosso il Padre Santo, grande figura francescana, massima espressione di una profonda religiosità anche segnata dalla presenza di numerosi eremiti che vivevano nelle chiese campestri della Madonna della Neve e di San Giacomo.